del futuro presidente. Parliamo napoletano, ma perché parliamo della pizza, ma soprattutto della storia della pizza napoletana. Restate con noi, occhi alle immagini. Di Mara e Martina, le titolari di questo locale, di questa pizzeria. Buonasera e benvenute in contatto. Buonasera. Come stai? Tutto bene. A te come va? Benissimo. Emozionata? Un po'. Per l'amor di Dio. Allora, parliamo subito di questa grande inaugurazione. Vogliamo, insomma, spiegare come nasce? Allora, mio nonno era il presidente che fece la pizza a Clinton nel G7 nel 94. E così inaugurò la sua prima pizzeria, che si chiamava Il Pizzaiolo del Presidente. Poi abbiamo deciso di aprircene una noi, chiamarla A The New Futuro President. Giustamente, qui si parla di storia. Continua della tradizione. Ecco, la tradizione che non finisce. Parliamo proprio di storia, la storia della pizza, in effetti. Infatti. Ecco, allora, vogliamo dire dove si trova il vostro locale? Corso Secondigliano 248. Vogliamo dare anche un numero di telefono? 081 75 44 699. E ricordiamo ai nostri telespettatori anche la pagina Facebook A The New Futuro Presidente. Insomma, facile da aggiungere, facile da raggiungere. Dovete soltanto venire qua e provare. Nel frattempo continuate a seguirci. Noi restiamo sempre in contatto. Amici di contatto, sono in compagnia dei genitori di Mara e Martina. Buonasera e benvenuti in contatto. Sera. Come va? Abbastanza bene. Ecco, prima abbiamo parlato con le ragazze per quanto riguarda, insomma, la storia di come nasce questo locale. Sì. Ora voglio chiedere a te, entrare un po' nello specifico. Ma questo locale nasce per gioco. Per gioco, perché le mie figlie purtroppo hanno un cognome pesante che nella Napoli della pizza spero che un giorno può valere per loro fortuna. Loro hanno avuto il nonno che ha fatto la pizza a Clinton, dove noi avevamo una pizzeria, il pizzaiolo del presidente. E il mio sogno è quello della mamma, è fare un futuro roseo per i nostri figli. E questo l'abbiamo creato a misura d'oro. Ecco, ora com'è pensare che le tue figlie hanno in mano, insomma, una situazione così importante? Eh sì, ma loro sono nipote d'arte, figlie d'arte. Abbiamo detto tutto. Presidente Cacialli, però dobbiamo ricordare una cosa importante, perché le voci girano, voci buone. Buone le male lingue. No, buone, buone. E qualcuno dice che, insomma, questi locali si stanno estendendo e stiamo arrivando anche sul lungomare. Colgo l'occasione per il 26 invitare tutti sul lungomare Partenope, dove inaugureremo anche la nuova pizzeria dedicata al nonno di queste bambine, chiamata Don Ernesto, la pizza di Enzo Cacialli, o presidente. Naturalmente è un sogno della mia famiglia, arrivare sul lungomare, il posto più bello del mondo. Il nostro lungomare è più bello, non c'era motivo migliore. Poi vedremo, ci saranno delle belle. Ci saremo anche noi con le nostre telecamere sicuramente. Io volevo chiedere qualcosa alla signora, ma non mi azzardo ad avvicinarmi perché è talmente emozionata. Ma lei è una brava pizzaiola, te la posso assicurare io. Dopo vedremo. E tutto questo è tutto opera sua. Ah, però. È un pochettino emozionata. Eh sì, lo vediamo. Ed è giusto così, perché insomma le figlie stanno entrando nel mondo del lavoro e abbiamo visto che sono due bambine effettivamente. Certo, ma è la più grande, ma lei è stata la nuora, quella l'originale che ha lavorato col suo suocero, che si è sopportato per tanti anni, ma adesso ha raccolto i frutti di quell'uomo che magari è stato grande a farci diventare grandi anche a noi. Ed è diventata la padrona di casa in questo caso. Adesso è la proprietaria di casa. Ecco,
Perfetto. Con tutti gli onori che ci hanno stasera, hanno venuto tantissimi amici nonostante il freddo. Perfetto Presidente, io la ringrazio per essere stato qui e con la sua intervista, e noi continuiamo a seguire le immagini, ma soprattutto continuiamo a restare in contatto. Presidente, vogliamo presentare le due persone che stanno alla mia destra? Abbiamo il pluricampione del mondo Marco Amoriello, che è venuto da Moiano, pluricampione del mondo di pizza senza glutine, che ci ha onorato della sua presenza assieme a un suo stretto collaboratore. Ecco, perfetto, stasera qui in questa location nuova, che cosa ne pensi? È un posto bellissimo veramente, perché appena sono arrivato mi sono emozionato, perché la famiglia del presidente, nell'arte di Vincenzo Cacialli, con le sue bambine, con sua moglie, sono delle persone splendide, spettacolari, e non sono nuove per me. È una vita, diciamo, che corrediamo questo bel prodotto che è la pizza, e lui oggi l'ha portato fin qua, l'ha portato fino a Secondigliano su questo bellissimo corso, dove io ci ho, per forza, pur avendo la pizzeria aperta, sono voluto essere qua insieme a loro, insieme alla vostra emittente, che vi ringrazio di questa intervista. È perché la pizza è questo bel veicolo pubblicitario, è questa bellissima aggregazione di pizzole che stiamo insieme. Io, come il mio caro amico che mi vuole sempre bene ma dice la verità, sono un pluricampione della pizza senza glutine, 3 volte campione del mondo. Vorrei che Vincenzo qui a Secondigliano mettesse anche la pizza senza glutine, per dare la possibilità anche alle persone che come me non possono mangiare una pizza tradizionale, vengono qui dalle nipoti, nuovo presidente, e si vengono a mangiare anche la pizza senza glutine. Ma sicuramente lo farà il presidente. Sicuramente, da lunedì saremo operativi con la pizza senza glutine. Perfetto, quindi veramente possono venire tutti. Tutti, grandi e piccoli. Grandi e piccoli. Possono trovare veramente quella pizza che tutti ormai al mondo riconoscono, perché quando vanno su qualunque motore di ricerca scrivono pizza senza glutine, esce sempre il guappo, perché il mio nomignolo d'arte è il guappo, e appena si parla di pizza senza glutine si parla del guappo, e oggi quando scriveranno pizza del guappo troveranno anche il nipote o presidente. Io vi ringrazio per essere stati qui con noi, noi continuiamo insomma a goderci la serata, ma soprattutto a restare insieme in contatto. Ciao contatto. Del presidente Sergio Miccu dell'associazione Pizzaioli Napoletane, benvenuto. Esatto. In contatto. Come va? Va bene, va bene. Stasera particolarmente onorato, perché questo è un momento che aspettavo un po' di tempo, anche perché Enzo con tutta la famiglia è un ragazzo che merita tanto, ha lavorato tanto insieme al papà, che il papà è stato uno storico della pizza napoletana. Abbiamo fatto un percorso di anni, siamo arrivati oggi. Purtroppo il papà di Enzo non c'è, però diciamo che è sempre con noi, presente, perché Ernesto è stato quello là che ha portato la pizza napoletana insieme a me nel mondo. Naturalmente oggi diciamo che è qui con noi Ernesto. Vogliamo parlare soprattutto dell'associazione Pizzaioli Napoletani? L'associazione nasce 20 anni fa quasi per tutelare il mestiere del pizzaiolo, anche perché devi sapere che il pizzaiolo non ha una vera e propria qualifica. Stiamo cercando di fargli avere una qualifica a tutti gli effetti, perché riteniamo che il pizzaiolo è l'artigiano in primis, perché dalla farina crea un prodotto naturalmente che oggi
è quello là che sta sfamando il mondo, e infatti l'abbiamo candidato come patrimonio dell'umanità la pizza. Presidente, che cosa ne pensa di questa location? Che è stupenda. Poi è molto accogliente, no? Proprio per le famiglie. È molto accogliente, poi ci sono loro, la napoletanità veramente vera e propria, ce l'hanno. Veraci. La verace, giusto, giusto. Diamo l'ultimo augurio al nostro presidente. Soprattutto alle ragazze. L'augurio a loro, perché veramente poi sono delle ragazze che hanno lavorato insieme al papà. Il papà poi le ha insegnato il mestiere. L'augurio è quello che ne apriranno tante altre. A Napoli e un po' in giro per il mondo. Perfetto, grazie per essere stato qui con grazie noi e per voi, l'intervista. Voi continuate a seguire le immagini, noi restiamo sempre in contatto. Roberto, abbiamo visto dalle immagini che tu hai proprio l'arte nelle mani, ma come si fa? Vabbè, c'è bisogno sempre di un po' di allenamento su tutto. Sono venuto qui oggi alla pizzeria del presidente. Ho fatto questo piccolo spettacolo anche per divertirmi, perché comunque è un caro amico, e per questo ho voluto fare questo piccolo spettacolo. Spero che sia stato gradito. Ma assolutamente sì. Vuoi invitare i nostri telespettatori a venire qui a provare la pizza del presidente? Certo, allora invito a venire a mangiare la pizza del presidente, e posso confermarmi che è ottima. Grazie, salutiamoci, dito indice vicino al mio, ciao, contatto. Contatto. Fefe in contatto, benvenuto. Ciao a tutti, ciao amici di contatto, da tanto tempo che non ci vediamo. Infatti, sei mancato. Sono sempre onorato di stare qui con il presidente. Che cosa ne pensi di questa location? Vabbè, la location è magnifica come tutte le altre, come quella in passato. Poi loro hanno una storia alle spalle. Bravo, la conosco. Assolutamente. Ce la vuoi raccontare? Ma guarda, nascono nel 1826 loro, famiglia di pizzaioli, quindi che dire di più? Sono i numeri uno nella storia di Napoli, hanno fatto la storia di Napoli. Non faccio più serate, quindi... ringraziamo Dio, non vivo più di serate. È quella la cosa fondamentale che ognuno di noi, VIP tra parentesi, spera. Sono venuto solo esclusivamente per loro alla pizzeria del presidente. Il 20 gennaio, Good Life Gym. La palestra di Bonavita. No, la palestra anche mia. Ah, sì? Si chiama Good Life Gym, ok? Wow! E in più mi sto preparando per i campionati italiani IFBB. No, non ci credo. Professionismo. Da parte mia un grandissimo in bocca al lupo, sperando che tu possa fare più di quello che già sei riuscito fino ad oggi. Grazie mille. I nostri telespettatori continueranno ad amarti perché sei il fefe di tutti. Grazie mille a tutti gli amici di contatto, io voglio bene come sempre. Il tuo invito ai nostri telespettatori a venire qui a provare la pizza. La pizza qua, perché la pizza più buona del presidente non esiste a Napoli, quindi figuriamoci. Tutti qua, l'aspetto. Parliamo di presidente, ci sta anche il nostro Nick Paino. Io ero venuto per fare il contatto, veramente. Visto facciamo, che siamo io voglio qui, fare il contatto con te. Vai, contatto. Ecco qua. Noi ci contattiamo, ciao. Perfetto, siamo arrivati al momento tanto atteso. Dopo il salato non poteva mancare la torta. Amici telespettatori, il taglio è pronto. Dopo il taglio della torta non poteva mancare il nostro brindisi. Sì, assolutamente sì. Ma chi non conosce il nostro presidente? Eccolo qua, Enzo, è il numero uno. Facciamo un applauso. Il re della pizza a Napoli. Uno, due, olè! Auguri da tutto lo staff di Contatto Television. I don't wanna say this one more time. Come to me. Questa sera è veramente tutto. Prima di salutarvi, come sempre, vi ricordo il nostro sito www.contattotelevision.it e le nostre pagine Facebook Contatto Television Napoli 3 e Contatto Television Napoli 4. E inoltre vi ricordo i nostri canali 603 e 693 del digitale terrestre. Da Rossella è tutto, vi do appuntamento al prossimo servizio. Voi continuate a seguirci e soprattutto a restare con noi in contatto.